mi accorgo già che sei qui, non te ne andare, prendimi quel poco che ho, lasciami segni dell'amore. Qui abbiamo una bellissima immagine di Sergio Bardotti con Lucio Dalla. Bardotti ha lanciato Lucio Dalla, inoltre ha vinto anche il Festival di Sanremo con Sergio Endrigo, scrivendo Canzone per te e poi ottenendo anche un secondo posto con Lontano dagli occhi. Sono dei motivi veramente splendidi. Vince nuovamente il Festival di Sanremo con Ti lascerò, interpretata da Anna Oxa e Fausto Leali. Ma Bardotti ha scritto per tutti i più grandi cantanti della musica leggera italiana. Ricordiamo Gianni Morandi, Giorgio Gaber, Mina, Luigi Tenco, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Patti Pravo, New Troll, Stocchigno, Antonello Venditti, Aznavour e molti altri. Quindi al di là anche della musica esclusivamente italiana. Tra i diversi interpreti che ho citato, indubbiamente ve ne sono alcuni che ti hanno un po' ispirata. Hai forse un'affinità maggiore con qualcuno di questi cantanti, di questi interpreti, visto che tu sei stata premiata per le interpretazioni per cui ha scritto Bardotti? Più affinità posso dire di averla con Mina, però molti di questi interpreti, di questi personaggi che tu hai elencato, gran parte di essi mi ha cresciuta. Mina perché, come dico sempre, affermo, io non ho scelto Mina, sembra una frase fatta, ma è la verità. Non ho scelto Mina, è stata Mina a scegliere me, perché sono cresciuta ascoltandola nei dischi in vinile di mia madre, dischi in vinile che ascoltavo, inconsapevole insomma, no? Ma insieme a lei, insieme a lei c'erano anche altri dischi, altra musica, ascoltavo anche il jazz, ascoltavo le grandi interpreti della musica jazz, Sarah Vaughan, Billie Holiday, grandi ispirazioni mi sono arrivate da quelle musiche, da quelle canzoni. Mina perché? Perché come Mina interpreta, così io mi sento. Quello che Mina canta sembra sia stato scritto per me. Le musiche, gli autori della musica che hanno costruito, accompagnato le canzoni che Mina ha interpretato, hanno melodie secondo me eccezionali. Quindi ritorno a parlare dei vecchi autori, sia in parole che in musica. E questo mi affina perché c'è qualcosa di molto profondo e arriva dalle esperienze personali. Ho iniziato a cantare a 16 anni sotto la doccia. Mina, Vanoni e all'epoca Whitney Houston, che poi ho abbandonato perché è diventata troppo difficile. Non è esibizionismo il mio. Non ho quella capacità lì. E poi nelle prime serate di piano bar, nei karaoke, lo ammetto, c'è sempre stata Mina, anche Vanoni, perché anche la Vanoni è una grande ispirazione per me. Alla fine ho deciso, siccome mi ritrovavo a cantare spesso Mina, ho deciso di interpretarla, di interpretare le sue canzoni, perché effettivamente non c'è nessun modo che io usi per copiarla, assolutamente. Ci sono delle similitudini. E sono caduta lì, quindi mi sento molto legata ai temi e soprattutto ai messaggi delle canzoni che ho ritrovato sempre nelle canzoni di Mina.